Anticipazioni uomini e donne, Giorgio e Tina, gossip bomba o solo illazioni? Il gossip su Giorgio Manetti e Tina Cipollari si arricchisce di ulteriori elementi. Il trono over di Cancelletto Uomini e Donne vede come protagonisti indiscussi Cancelletto Gemma e Giorgio ormai da moltissimo tempo, la loro relazione si è conclusa anni fa ma la Galgani, nonostante la breve storia con Marco Firpo la scorsa estate, non ha mai fatto mistero di amarlo ancora. D'altra parte il bel George, pur gigioneggiando parecchio, non ha mai fatto mistero di non pensarci neppure a tornare con lei e durante la nuova puntata di Uomini e Donne Over registrata martedì 6 febbraio 2018 l'ha ribadito per l'ennesima volta, scatenando un pianto disperato e una fuga nei camerini da parte di Gemma. Durante la puntata però sono ancora uscite indiscrezioni e chiacchiere su una presunta relazione tra Giorgio Manetti e Tina Cipollari, un gossip che già da alcune settimane sta imperversando su giornali e siti specializzati. Vediamo dunque cosa è successo durante la puntata, puntata che andrà in onda non prima della prossima settimana. Gossip uomini e donne, Anna sospetta una relazione tra Giorgio e Tina. Le relazioni affibbiate a Giorgio sono state parecchie nel corso della sua lunga avventura a Uomini e Donne, avventura che comunque non pare prossima alla fine. Negli ultimi tempi si era ventilata ad esempio una liaison con Anna Tedesco, prontamente smentita dal Manetti. Come negare però che qualcosa ci possa essere, visto che la dama è una presenza costante al trono over e lui ci esce e le fa regali, l'ultimo per il suo compleanno, video. Nella puntata di Uomini e Donne registrata il 6 febbraio Gianni Sperti ha detto che secondo lui Anna è innamorata di Giorgio, l'affermazione è venuta a supporto di un'altra fatta da Angelo, cavaliere che è uscito con Anna, molto più clamorosa. Infatti Angelo ha detto davanti a tutti che Anna, durante un loro incontro, gli ha confidato di sospettare che la relazione tra Tina e Giorgio sia vera anche perché la Cipollari, da poco separata ufficialmente dal marito, ha comprato casa a Firenze, la città di Giorgio. Ovviamente sono arrivate subito le smentite, sia da parte della Tedesco che da parte di Tina, che chiede a gran voce al Manetti di smentire anche lui l'ennesima voce su una loro relazione. Ecco allora che Gianni dice di credere alle parole di Angelo perché vede Anna innamorata del cavaliere fiorentino. Insomma, la questione di una presunta storia tra Giorgio Manetti e Tina Cipollari, video, che prosegue da settimane tra mezze notizie e avvistamenti dei due, si arricchisce di nuovi dettagli. Davvero la bionda opinionista ha comprato casa a Firenze?